Roberta Pantani. Questa mattina è uscito un magazine misterioso che si chiama 5 minuti. Che ne pensa? Ma credo che un'iniziativa del genere non meriti alcun commento e né sia degno né di interesse né di considerazione. Perché secondo lei questi misteriosi stampatori stanno facendo le repliche del mattino e del 10 minuti? Ma perché non hanno altri mezzi con cui controbattere alla nostra politica. Lei viene accusata abbastanza direttamente in questo 5 minuti e le viene detto di essere presente in vari consigli di amministrazione. Non è il compito del fiduciario? Ma io di professione sono fiduciario commercialista. Ho la fortuna di aver creato uno studio 16 anni fa al quale comunque lavorano diverse persone. È chiaro che nel mio lavoro c'è quello di curare gli interessi di clienti anche attraverso consigli di amministrazione. Benissimo, e ci sono anche delle accuse abbastanza personali su di lei, sul suo passato, eccetera. C'è qualcosa di vero? Ma assolutamente no, il mio passato è trasparente, ma vorrei sottolineare il fatto che io sono sempre stata svizzera, mia madre è addirittura attinente del canton Zurigo, quindi tutte le obiezioni e tutte le critiche che mi vengono mosse mi sembrano veramente senza fondamento. Cosa pensa di questo modo di fare diciamo, anti-stampa, senza nome e senza indirizzo? Lo trova corretto? No, assolutamente poco corretto, ma soprattutto chi non ha il coraggio né di firmare quanto scrive né ha il coraggio delle proprie azioni, perché comunque direi che metterci la faccia sia una delle cose fondamentali della vita e perlomeno ognuno si assume le proprie responsabilità, quindi credo che queste persone siano definibili con due parole, codarde e miserrime. Qualcuno le ha definite conigli, con tanto anche di immagine sul sito. Ma direi che anche conigli va bene, ma mi sembra troppo carino nei confronti dei conigli. Offensivo verso il coniglio. Un messaggio che vuole lanciare, diciamo, ai suoi elettori, a quelli che non sono suoi elettori e agli autori di questo 5 minuti. Ma gli autori di questi 5 minuti non voglio lanciare nessun messaggio perché non meritano alcuna considerazione. A chi è mio elettore sa che quello che di solito prometto mantengo, nel senso che non faccio false promesse né in campagna elettorale né in altri ambiti, quello lavoro molto concretamente, sono schietta e sono leale e ho anche il vanto di potermi firmare quando scrivo. E quindi a chi ancora non la vota? Ma magari potrebbe cambiare idea su di me, però d'altronde avere un plebiscito sarebbe troppo. Ringraziamo Roberta Pantani e le auguriamo una buona autopresentazione questa sera all'RSI. Grazie mille.